Abbiamo visto la volta scorsa l'estensione della definizione di funzione geometrica ad ambiti qualsiasi, le identità e le espressioni geometriche, come semplificarle utilizzando il primo e il secondo della relazione fondamentale della geometria. Oggi vediamo, completiamo l'argomento sulle funzioni geometriche, vedendo un concetto che abbiamo già visto l'anno scorso dal punto di vista della trigonometria, in particolare il coefficiente angolare di una retta. Del piano cartesiano. Prendiamo la retta per due punti R, A e B. Come calcoliamo il coefficiente angolare di questa retta sapendo che passa per A e per B? M vale la differenza delle ordinate y di B meno y di A fratto la differenza degli ascissi delle velocità. Ora la differenza degli ascissi è la lunghezza di questo segmento xb meno xa, la differenza delle ordinate è la lunghezza di questo segmento. Quindi in sostanza è il rapporto tra, chiamiamolo C, il cateto verticale del triangolo formato da ABC diviso il cateto orizzontale. Ma questo, se alfa è l'angolo che la retta forma con l'asse delle x, e quindi poiché sono angoli corrispondenti due paralleli e quattro trasversali, anche questo misura alfa, il rapporto tra cateto opposto e cateto adiacente in termini goniometrici può essere espresso come quella funzione goniometrica che vi dà BC fratto AC, la tangente. Questo non è altro che la tangente goniometrica dell'angolo alfa. Il coefficiente angolare della retta si chiama angolare perché non è l'angolo, ma è una funzione dell'angolo. Quale funzione? La tangente. Infatti, rette verticali che hanno questo cateto nullo sono prive di coefficiente angolare perché la tangente dell'angolo retto non si può calcolare, non diverge, non è nulla. L'angolo c'è, il coefficiente angolare no, per le rette verticali. Qualsiasi altra retta ha un coefficiente angolare, una m, che è data dalla tangente goniometrica dell'angolo che la retta forma con l'asse dell'x. Se l'angolo è più di 90 gradi, la tangente è positiva, se l'angolo è maggiore, la tangente è negativa, come abbiamo già visto a suo tempo. Ok? Viceversa, se conosco l'M della retta, posso calcolarmi l'angolo che la retta forma con l'asse delle x. Supponete di conoscere l'equazione della retta, x, y uguale a mx più q. Se conoscendo M voglio trovare alfa, inverto la relazione di prima e alfa è uguale la tangente meno 1, cioè l'inverso della tangente o arco tangente, qualche volta si scrive anche, cioè l'arco o l'angolo la cui tangente è m. Per esempio, se m è 1, l'angolo è 45 gradi, qui è quarta. Se m è radice di 3, l'angolo è 60 gradi. Se m è radice di 3 terzi, l'angolo è 30 gradi, pi greco sesto. E via dicendo.
Tutto chiaro? Tu mi dici una cosa, se l'angolo è maggiore di 90 gradi, la tangente è negativa. Ok? E posso intenderla come la tangente di un angolo maggiore di 90 gradi oppure di un angolo negativo, perché il verso antiorario è quello positivo, quello orario è quello negativo. Uguale. E se lo faccio con la calcolatrice, la calcolatrice mi dà questo angolo. Mi dà meno tot. Ok? Bon, questo era per concludere quanto ho visto sulle funzioni di monumenti. Adesso vediamo un altro punto importante. Posso girare pagina? Abbiamo visto gli angoli notevoli, tutti appartenenti al primo quadrante. Ci sono tecniche per rinviare il calcolo di un angolo che si trova in un qualunque quadrante, secondo, terzo, quarto, ad angoli del primo. Questi angoli che stanno in relazione tra di loro si chiamano angoli associati, che consentono di riferire le funzioni goniometriche dell'uno a quelle dell'altro. Ok? Angoli, o qualcuno, qualche testo dice anche archi. Perché se il raggio è unitario, l'angolo irradiante è lungo quanto l'arco, se vi ricordate, associati come gli arcosti, grosso modo. In realtà una coppia di angoli associati l'avevamo già visti, cioè angoli che stanno in una ben precisa relazione. Vi ricordate quando abbiamo utilizzato il triangolo rettangolo per definire seno, coseno e tangente? Abbiamo visto che se questo angolo è alfa, questo è retto, questo angolo beta, i due angoli tra di loro, angoli interni acuti di un triangolo rettangolo, sono tra di loro complementari. Alfa più beta dà l'angolo retto, pi greco mezzi. Alfa e beta sono complementari. Due angoli sono complementari se la loro somma è l'angolo retto. Ma il coseno di alfa ha cateto opposto su ipotenusa è tale che il cateto adiacente ad alfa è quello opposto a beta. Quindi è uguale al seno di beta. Il seno di alfa, che è A su C, è uguale al coseno di beta, perché il cateto adiacente ad alfa è quello opposto a beta e viceversa. Se ho due angoli supplementari, se le cose si scambiano. La tangente, qui non ho posto, si è sposto quello, la tangente di alfa, che è A fratto B, è 1 fratto la tangente di beta, che invece sarebbe B su A. 1 su tangente, abbiamo già visto che si può dire anche cotangente. Da qui nasce il nome di coseno.
perché la funzione principale è seno, sinus, nella traduzione per assonanza dall'arabo, dall'indiano, anzi, scusate. Il termine indiano significa arco, che è stato tradotto per assonanza con insenatura, golfo, da cui sinus. L'altra funzione volumetrica, il coseno, prende il nome da funzione volumetrica dell'angolo complementare, cosinus. Ok? Di conseguenza, vedendo beta come il greco mezzi meno alfa, ho la prima coppia di angoli associata. Il coseno di pi greco mezzi meno alfa è uguale al seno di alfa. Il seno di pi greco mezzi meno alfa è uguale al coseno di alfa, e la tangente di pi greco mezzi meno alfa è 1 fratto la tangente di alfa, oppure la cotangente di alfa. Alfa e pi greco mezzi meno alfa sono angoli associati, cioè le funzioni volumetriche dell'uno sono calcolabili utilizzando le funzioni volumetriche dell'altro. È stata una particolare reazione. Qui in questo caso, se le coseno si scambiano, le tangenti si inverte, diventa cotangente. Ok? Gli angoli complementari. Una bella cornicetta verde, quella di speranza, e la speranza che deve ricordare tutti. È superfluo dire che questo è indispensabile ricordarselo molto bene. Ok? Poi, posso andare avanti? E questa in realtà il proiettore l'avevamo già visto. La seconda coppia di angoli associati mette in relazione angoli tra il primo e il secondo quadrante, e sono angoli che differiscono dell'angolo piatto, la cui differenza primo angolo meno secondo fa l'angolo piatto 90 gradi. Quindi prendiamo il cerchio goniometrico questo lo chiamiamo A, B, C, e prendiamo un punto qui individuato dall'angolo alfa, quindi A o P misura alfa. Non importa quant'è, quindi l'angolo alfa individua il punto P. E poi prendiamo un altro punto, come lo volete, Q, con uno spasmo di fantasia Q, beta individua il punto Q, in modo tale che beta sia uguale a pi greco mezzi più alfa, cioè i due angoli sono ad angolo retto. Quindi questo è Q, l'angolo beta lo facciamo in verde, oggi mi piace il verde, e l'angolo alfa lo ridisegno in giallo. Ok? In modo tale che valga questa relazione. Beta e alfa sono tali che beta meno alfa è l'angolo retto. I due angoli differiscono per un angolo retto. Quindi il secondo è il primo più l'angolo retto. Ok?
Di conseguenza, se uno è nel primo quadrante, l'altro è nel secondo. D'accordo? Allora, adesso fate bene attenzione. Qui il disegno non mi aiuta molto, non si riesco a farlo un poco meglio. Prendiamo la proiezione di B sull'asse delle X. Questo è PX e questo è retto. Esatto, grazie. E la proiezione di Q sull'asse delle Y. Questo è Q, Y. E si formano tre triangoli, le due triangoli. OPPX e OQQY. D'accordo? Ora abbiamo già visto, quando abbiamo definito seno, coseno e tangente per angoli qualsiasi, che le coordinate di P, attenzione, vi ricordo che OP è lungo 1, parliamo di certo volumetrico, per semplicità, per non portarsi dietro sempre R, le coordinate di P sono il coseno di alfa e il seno di alfa. P ha coordinate coseno alfa e seno alfa. Coseno l'ascissa, seno l'ordinata. Mentre le coordinate di Q sono, per lo stesso motivo, il coseno di beta e il seno di beta. Q è individuato dall'angolo beta, l'ascissa di beta da, scusate, il coseno di beta dall'ascissa di Q, il seno di beta dall'ordinata di Q. Ok? Ma se li guardate bene, questo segmento PPX e questo segmento QQY sono della stessa lunghezza, perché i due triangoli QQYO e PPXO sono congruenti, sono due triangoli rettangoli che hanno la stessa ipotenusa e l'angolo in O, questo angolo piccolino, P, O, P, X, è lo stesso di Q, O, Q, X. Perché? Perché differiscono dell'angolo retto. Quindi se a tutto beta tolgo l'angolo retto, mi rimane alfa. Questo vale alfa. Questa fettina qui è grande quanto alfa. Beta meno pi greco mezzi mi dà alfa. Quindi due triangoli sono congruenti, due triangoli rettangoli che hanno la stessa ipotenusa e basta uno dei due angoli appunti della stessa lunghezza, sono congruenti. D'accordo? Quindi questo segmento è lungo come questo. Tuttavia, questo che cos'è? Questo segmento è l'ordinata di pi, cioè S in alfa. Questo segmento invece, se lo proietto Q sull'asse delle X, questo mi dà l'ascissa di Q, che però ha un segno negativo. Quindi questo segmento è lungo come questo, ma ha un segno meno. Quindi l'ascissa di Q, che è il coseno di beta, vale quanto l'opposto dell'ordinata di P, che è seno alfa. Mi spiego meglio, devo cambiare pagina per me. L'ascissa di Q vale quanto l'opposto dell'ordinata di P. Proprio perché Q cade nel secondo quadrante, nel secondo quadrante le Y sono negative e le Y sono positive, e il segmento che mi dà questa lunghezza di questo trattino è lungo quanto questo. D'accordo? Da cui la X di Q è l'opposto della Y di P. Che succede invece nell'ordinata di Q? L'ordinata è positiva, cade sopra lo zero e è lunga, cateto adiacente a questo angolino, è lunga quanto questo segmento.
quindi O QY è lungo quanto O PX e hanno lo stesso segno, entrambi sono positivi, quindi l'ordinata di Q, la Y di Q vale quanto la X di P. Quindi dalla prima relazione ottengo che la X di Q è il coseno di beta, perché Q viene individuato dall'angolo beta, è uguale a meno la Y di P, che è il seno di alfa. Dalla seconda relazione ottengo che il seno di beta vale quanto il coseno di alfa. Ma adesso le scriviamo in modo da avere lo stesso angolo, da usare un angolo solo, non due. Beta valeva quanto? Pi greco più alfa, perché i due angoli, questi due angoli associati differiscono dell'angolo piatto, quindi ho il coseno di pi greco medio più alfa vale meno sin alfa. Il seno di pi greco medio più alfa vale il coseno di alfa, la tangente di pi greco medio più alfa vale quanto seno di beta diviso coseno di beta, cioè questa grandezza diviso questa, ma questa è coseno, questa è meno seno, quindi ho meno 1 fratto la tangente di alfa. Seconda coppia di angoli associati, angoli che differiscono dell'angolo piatto, alfa pi greco medio più alfa. Quindi non solo seno e coseno si scambiano, ma il coseno e il seno sono, ma il coseno di pi greco medio più alfa e sin alfa sono opposti, il coseno è negativo. Nota bene, non è il caso di sottolinearlo, qui l'abbiamo trovata per angoli che stanno uno nel secondo, uno nel primo, in realtà vale per qualunque coppia di angoli, alfa può stare dove si vuole, alfa e il suo angolo aumentato di pi greco mezzi hanno comunque questa relazione, ok? Anche questo è opportuno impararsene bene. Certo, se uno ha dei dubbi, col cerchio goniometrico, tracciando i due angoli, ci si arriva. Allora. Tutto chiaro? Questa coppia di angoli. Siamo sempre tra il primo e il secondo quadrante. B, C, punto P, angolo alfa. Adesso l'angolo beta, se trovo un punto che rispetto a B è individuato da un angolo supplementare ad alfa, un angolo in modo tale che alfa più beta facciano l'angolo piatto, quindi beta è pi greco meno alfa, quindi è pi greco mezzo giro torno indietro di alfa, quindi Q, questo è beta, ok, che è supplementare ad alfa, cioè beta più alfa è l'angolo piatto. Questo angolo quindi misura anch'esso alfa. E se osservate, sempre proiettando P e Q, la sedia X, due triangoli, questo è PX
questo è QX, O Q QX è congruente a O P PX, perché hanno la stessa ipotenusa e lo stesso angolo. O quindi hanno le stesse identiche misure. Di fatto, se confrontate le figure, Q e P sono simmetrici rispetto all'asse delle ordinate, perché hanno la stessa ordinata e ascisse opposte. Questo segmento è lungo come questo, solo i loro segni sono cambiati. Sono simmetrici rispetto all'asse delle Y. Quindi hanno la stessa ordinata, la Y di Q è la stessa quella di P, e le ascisse sono opposte. Questa è quella di P, questa è quella di Q. La lunghezza è la stessa, ma stando da lati opposti rispetto a O hanno un segno opposto. Quindi hanno lo stesso valore, solo il segno cambiato. Quindi copiato il vicino polare, adesso devo cancellare tutto. Quindi ripeto, le coordinate X sono opposte, le Y sono identiche, adesso c'è un modo veloce per cancellare il foglio, ma non l'ho ancora trovato, abbiate pazienza. Allora ripeto, la X di Q è opposta alla X di P, la Y di Q è uguale alla Y di P, hanno stesse ordinate, ascisse opposte, ma la X di Q è il seno del coseno di beta, la X di P è il coseno di alfa, quindi il coseno di beta è uguale a meno il coseno di alfa, e il seno di beta è uguale al seno di alfa. Ma beta è pi greco meno alfa, quindi il coseno di pi greco meno alfa vale meno coseno alfa, il seno di pi greco meno alfa vale seno alfa, e la tangente di pi greco meno alfa vale meno la tangente di alfa. Angoli supplementari. Cioè angoli la cui somma è l'angolo piatto. Stesso seno, coseni opposti, tangenti opposte. Okay. Angoli che differiscono dell'angolo piatto, oppure, meglio ancora, angoli che dividono due punti diametralmente opposti. Al solito l'angolo alfa individua il punto P, le cui coordinate sono sen alfa, cosen alfa e sen alfa. Prendiamo il prolungamento di PO e ottengo il suo punto diametralmente opposto. Quindi beta è questo angolo, è uguale ad alfa più mezzo giro di circonferenza, quindi alfa più pi greco. Beta
pi greco più alfa o alfa più pi greco uguale. Quindi la loro differenza beta meno alfa è l'angolo piatto. In questo senso, poiché sono diametralmente opposti, le loro coordinate sono opposte. Hanno lo stesso valore ma segno opposto. Quindi la x di q vale meno la x di p e la y di q vale meno la y di p. Sono diametralmente opposte. Di conseguenza, il coseno di beta vale meno il coseno di alfa, il seno di beta vale meno il seno di alfa. E la tangente è uguale, perché meno diviso meno fa più. Ecco un altro motivo per il quale la tangente è a periodo pi greco, non 2 pi greco. Quindi, scrivo un altro foglio, il coseno di beta, cioè di pi greco più alfa, vale meno il coseno di alfa, il seno di pi greco più alfa vale meno seno alfa, la tangente di pi greco più alfa vale tangente di alfa. Facciamo ancora uno più basso. Questi sono angoli che differiscono dell'angolo piatto, cioè che individuano punti diametralmente opposti nel cerchio elliptico. Quindi che hanno coordinate simmetriche rispetto al centro, quindi uguali di valore ma opposti di segno. L'ultimo, coppie di angoli esplementari, cioè la cui somma è l'angolo giro. Ce ne serve ancora un altro, ma lasciamo stare per adesso. Vediamo P individuato dall'angolo alfa e beta più alfa fa 2 pi greco. Quindi beta vale l'angolo giro meno alfa. Quindi si trova qua sotto. E beta è questo. Beta più alfa è tutto l'angolo giro. Quindi, a guardare bene, P e Q sono allineati verticalmente, hanno la stessa ascissa. La x di P è la stessa cosa che la x di Q. Le ordinate sono opposte. La y di Q è meno la y di P. Hanno la stessa x, ma la y sono opposte. Con confrontando i due triangoli che si vengono a formare. E anche questo angolo misurato. Quindi la x di q, che è il coseno di beta, vale quanto il coseno di alfa. La y di q, che è il seno di beta, vale quanto meno il seno di alfa. E anche in questo caso le due tangenti sono opposte. Quindi, riassumendo, il coseno di 2 pi greco meno alfa vale quanto il coseno di alfa, mentre il seno di 2 pi greco meno alfa vale meno il seno di alfa e la tangente di 2 pi greco meno alfa vale meno la tangente di alfa.
nota bene, ma non serve farne un altro caso, dato che seno e coseno sono periodi di periodo 2π greco, scrivere coseno di 2π greco meno alfa, scrivere coseno di meno alfa è la stessa cosa. Quindi questi due angoli posso considerarli come tali come sono esplementari, ma vale anche se gli angoli sono opposti, quindi il coseno di meno alfa è uguale a coseno alfa, il seno di meno alfa è meno seno alfa, la tangente di meno alfa è meno tangente di alfa. Ok? Per l'esercizio, a casa, provate a vedere qual è la relazione che lega angoli dove, come abbiamo fatto adesso, beta e alfa, dove beta è 3 mezzi pi greco meno alfa. Come se sono legati seno e coseno tangente di 3 mezzi pi greco meno alfa e di alfa. Lo stesso giochetto ci ha arrivato, è abbastanza facile. Ok? La prossima volta utilizziamo queste relazioni per semplificare relazioni ed espressioni di dimensione, ma soprattutto per trovare il valore di angoli notevoli che si trovano nel terzo, nel secondo, terzo e quarto quadrante.